venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Ma guardi, le valutazioni oggi continuano a non essere condivise, però io penso che la maggior parte degli italiani un bilancio di questa seconda repubblica nata da Mani Pulite possono farlo. Una pagina nera della storia della giustizia italiana, la giustizia che continua a essere complessivamente in bancarotta, il finanziamento dei partiti che continua a essere un'ipocrisia monumentale, il degrado di un'intera classe dirigente, perché distrutti i 5 partiti che hanno fatto grande l'Italia si è interrotto anche il meccanismo di selezione della classe dirigente, e credo nel complesso un degrado civile e morale che è sotto gli occhi di tutti. Una grande riforma quanto mai necessaria che è ancora al di là da venire, questa mi sembra la bella morale di Mani Pulite. Ma quindi ha origine da Mani Pulite e dalle inchieste giudiziarie tutto questo? Sta dando una valutazione politica di questo? Le inchieste giudiziarie, intanto io vorrei distinguere, perché si fa un po' di confusione. Quella volta lì si è colpito un sistema, e attraverso un sistema illegale di finanziamento dei partiti, sotto il quale erano sicuramente nati dei casi di corruzione personale che andavano perseguiti e condannati. Altro è stato distruggere in modo violento un sistema che ha coinvolto nella Prima Repubblica tutti i partiti della Prima Repubblica, nessuno escluso, tutto il mondo imprenditoriale, e di cui la magistratura non poteva allora non essere a conoscenza. Quindi oggi la corruzione è peggio di prima, se me lo si consente, parliamo di malversazioni, di casi di arricchimento personale che nulla hanno a che fare con la politica. Sì, ma in questo senso, come dire, offre una giustificazione storica a quella che fu la tesi difensiva di suo padre, ovvero lo fanno tutti, è un sistema, lo facciamo anche noi. Non è una giustificazione storica, è la storia di questo paese, è la storia dell'Italia repubblicana. Il finanziamento illegale non l'ha inventato Craxi, nasce agli albori della Prima Repubblica, c'era un partito che prendeva soldi da una potenza nemica militare dell'Italia, ha innescato una concorrenza e finanziamento, perché la politica senza soldi non si fa, non si fanno neanche i giornali, quindi senza ipocrisie, senza infingimenti, quella era la storia della Prima Repubblica, di cui tutti se ne dovevano assumere le responsabilità politiche. Dopodiché nel nostro paese la Costituzione ci dice che i reati personali sono appunto personali, quindi i casi di corruzione andavano provati e le condanne fatte sui casi di corruzione. Al sistema politico illegale di finanziamento del partito andava data una soluzione politica. Sì, ma in questo caso Bettino Craxi, suo padre, era il presidente del Consiglio, cioè il massimo responsabile allora di questo sistema, e quindi la persona che più di altri e per primo sarebbe dovuto intervenire e non giustificarsi dietro allora, ecco questo sistema lo facciamo anche noi. Lui non si è mai giustificato, intanto scusi, si rilegga la storia, non era presidente del Consiglio. Lui chiese la responsabilità politica a tutti i responsabili politici dell'epoca di dare una fine politica alla Prima Repubblica, di porre un rimedio a quella degenerazione del sistema del finanziamento illegale e denunciò un problema di moralizzazione del paese. Non era presidente del Consiglio. No, non intendevo nell'anno di Tangentopoli, ma come ruolo politico, insomma, ha ricoperto più altri incarichi, per cui lei diceva se è un problema di sistema sicuramente ne è stato responsabile e sarebbe potuto intervenire. Invece... Allora, Craxi è stato presidente del Consiglio con una forza del 15%, non era il padrone dell'Italia. Bene, sto parlando di un sistema che non nasce negli anni 80 con Craxi, nasce dall'inizio della Repubblica. No, non lo dico io, lo dice il presidente della Corte dei Conti. Quindi? La corruzione, che è un fenomeno del tutto diverso, io credo che sia un fenomeno che dipenda molto dall'eccessivo peso dello Stato nella vita civile italiana. Ci sono 1,5 milioni di persone che vivono di politica, che allora non c'erano, ci sono oltre 60.000 enti pubblici. A quello secondo me bisogna prioritariamente mettere mano se si vuole debellare la corruzione. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse. Foglio, non so se voi l'avete visto, abbiamo pubblicato le parti salienti del discorso di Craxi alla Camera il 3 luglio del 92, quando denunciò sostanzialmente le degenerazioni prodotte dal finanziamento illegale della politica,
e il malessere provocato e invitava tutte le forze politiche di allora di assumersi la responsabilità democratica di dare una fine politica alla Prima Repubblica, a porre rimedio a tre degenerazioni. Craxi disse: se qualche responsabile politico può in quest'aula smentirmi, allora la storia si dichiarerà di definirlo spergiuro. In questi anni qualche spergiuro l'abbiamo visto, aspetto di vederne altri. Stettero tutti zitti, alle sue dichiarazioni seguì un vile silenzio che diede via alla sua fine politica e alla fine della sua vita, ma anche alla fine della politica in questo paese. La risposta arrivò poco dopo dalla Procura di Milano, consegnando gli avvisi di garanzia prima alla stampa che al diretto interessato. I magistrati di Milano hanno trasformato uno strumento pensato dal legislatore come uno strumento di garanzia per l'imputato in una condanna preventiva, in una gogna mediatica, in processi che avvenivano prima sui giornali che sulla stampa. L'iniziativa di Milano poi fu seguita da molte altre procure italiane. Il presidente Cossiga allora diede un numero per gli avvisi di garanzia, 25.000. Ecco, 25.000 avvisi di garanzia seguirono solo 4.000 rinvii a giudizio e alla fine poche centinaia di condanne. Se si tolgono i giorni della carcerazione preventiva usata per le confessioni, il carcere è stato pressoché inesistente, mentre molti sono stati gli uomini che hanno perso l'onore, il lavoro, qualcuno la famiglia e qualcuno anche la vita. Ci sono stati suicidi, esili, carriere spezzate, l'intero gruppo dirigente dei 5 partiti storici annientato. Le violazioni di legge, di procedure, di regole, di trattati internazionali fatto dalla Procura di Milano, dai magistrati di Mani Pulite, sono stati innumerevoli. In una lettera all'ex presidente Scalfaro, rimasta tutt'oggi senza risposta e rimarrà senza risposta, Bettino Craxi da Hammamet elenca puntigliosamente tutte le violazioni e le ingiustizie subite. C'è di tutto. Confessioni svolte col carcere, assunte come prova. Giudici scelti tra coloro che avevano manifestato pubblicamente la loro avversione a Craxi. Un PM che lo definisce delinquente matricolato, un altro che lo chiama gangster. Io negli anni mi sono chiesta quando... Un'ora dopo io l'ho fermato per strada e gli ho detto come si era permesso di chiamarlo criminale quando... matricolato. Cerchiamo però di essere educati a parlare. Paolo Iero era questo. Io mi sono chiesta molte volte quando poche ore dopo la morte di mio padre, l'allora presidente D'Alema mi offrì i funerali di Stato, io tra me e me pensai i casi sono due. Se Craxi era un gangster matricolato non aveva diritto ai funerali di Stato. Se oggi gli si offrono i funerali di Stato riconoscendo il ruolo di statista che ha avuto in questo paese, allora aveva diritto di essere curato nel suo paese. Processi lampo con corsie preferenziali solo per lui. Difensori limitati nei loro diritti, addirittura incriminati per calunnia. Saluto, c'è qua uno dei suoi avvocati, l'avvocato Giannino Guiso. Perché avevano osato mettere in dubbio la validità di una prova addotta dall'accusa. Questa è stata in Mani Pulite, un offuscamento dello Stato di diritto, una pagina buia, forse la più buia della storia repubblicana per la giustizia italiana, un atto di viltà delle forze democratiche di quell'epoca, un avvelenamento del paese col morbo del giustizialismo. Citiamole i campioni, fra i magistrati Saverio Borrelli e Gerardo D'Ambrosio. Sul piano politico Scalfaro, Occhetto, Veltroni, D'Alema, La Lega, l'MSI. Sul piano giornalistico Repubblica e Corriere della Sera. Non ho citato Di Pietro, perché nel gruppo dei magistrati milanesi lui era solamente un maniscalco. Mani Pulite ha totalmente fallito il suo obiettivo. Quando oggi Di Pietro dice non era un'inchiesta politica,
lui il primo a non rendere questa affermazione credibile, è passato da essere un pessimo magistrato a leader di un partito politico. La corruzione che c'è ancora, più diffusa, non lo dico io, lo dice il Presidente della Corte dei Conti, oggi finalizzata all'arricchimento personale. È fallito anche il cambiamento che era stato promesso. L'Italia non ha avuto un nuovo governo saldo ed efficiente, ma una serie di governi incerti e contraddittori che hanno aggravato la crisi istituzionale, la necessità di modernizzare la nostra Costituzione, già enunciata da Craxi 30 anni fa, è rimasta lettera morta. La giustizia è complessivamente in bancarotta, 9 milioni di processi accumulati sono lì a testimoniarlo. L'obbligatorietà dell'azione penale, voluta dai costituenti come garanzia di equità, è diventata la facoltà del magistrato di scegliersi il processo che gli è più conveniente o che più facilmente lo farà finire sui giornali. L'autonomia è spesso usata per inammissibili sconfinamenti di campo. L'autogoverno della magistratura ha assicurato ai magistrati l'impunità e una massa di privilegi che non sono uguali nella società civile italiana e non ha garantito né l'efficienza né la produttività. La giustizia in Italia va riformata da cima a fondo, a cominciare dalla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, senza rancori, ma mirando a ridare al Paese la giustizia che oggi non c'è. Non è solo la giustizia il problema dell'Italia, e il grande lavoro che sta facendo il governo Monti lo dimostra. È tutta l'architettura dello Stato da rivedere, quindi la nostra Costituzione, se non vogliamo che passato Monti il nuovo governo trovi proprio nella Costituzione un freno al suo lavoro. Questo film è un docufilm, documentario realizzato con materiali del CRIV e dalla Fondazione Craxi. Incomincia a raccontare un po' un'altra versione meno edificante della storia di Mani Pulite. Quella storia ancora non si può scrivere, come disse una volta Paolo Mieli, molti hanno ancora paura, ci sono ancora in giro gli uomini della clava. Vorrei sapere chi sono gli uomini della clava. Certo, allora si è guardato dove si voleva guardare, si è detto ciò che si voleva far sapere. Grazie e buona visione. Finiti, unito tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buoni.